La polvere ricopre questa PlayStation 4. Anche lei, trovata nella spazzatura. Non ho fatto riprese, ma praticamente il problema di questa PS4 sembrava essere The Blue Light of Death. E si pensava, si narra, che questo problema fosse dovuto alla GPU, cioè alla CPU, GPU, quel cazzo che è, problema di reballing da fare qui. Qualcuno ha già provato a mettere le rondelle di plastica, come si spiega in qualche video, per premere in modo più migliore, per tirare su la scheda e far schiacciare la CPU e riprendere il contatto elettrico. Però io ho visto un video su YouTube, che ora non trovo, ma se lo cercate ce ne sono diversi su come si riparano le PS4, che parlava della possibilità di un guasto. Ecco, lo sapevo che succedeva, lo sapevo. Parlava di un guasto all'alimentatore. E quindi mi sono detto, ok, io ho già una PlayStation 4, cambio gli alimentatori, vediamo se si accende. Non l'ho fatto, mi sono detto invece è più difficile prendere l'alimentatore, estrarlo e testarlo. E io l'ho già testato, ho fatto dei test con il tester. Con il tester ho testato, e adesso vi dico un po' cosa ho fatto. Ho testato i componenti, grazie al cazzo. Fusibili tutti a posto, condensatori a posto, MOSFET, cose del genere. Però a un certo punto ho trovato questo. Questo stava qui. Questo. E leggo che è un fusibile. È una resistenza fusibile. Credo che sia da 0,18 ohm, 0,16, non mi ricordo. C'è il codice colori. Dovrebbe essere 0,16 ohm. Ed è interrotta. E allora ho cercato nuovamente su Google, ho cercato nuovamente su YouTube e ho trovato un video dove spiega, almeno dove una persona dice di aver avuto questo stesso problema, e quando questo è bruciato, questi due MOSFET sono bruciati, e forse anche questo è bruciato, ma io questo non ce l'ho. Ho smontato codesti MOSFET e sono effettivamente in corto. Per cui il difetto è che lei prova ad accendersi, fa un piccolo flash blu e si spegne, perché va in protezione, perché questa roba è in corto, bla bla bla. Il fusibile qui a posto, tutto il resto sembra essere ok. E quindi cosa ho fatto? Ho ordinato i ricambi. Quindi apriamo. Vediamo un po' cosa c'è in questa bustina. Li ho presi qui, online. Un negozietto veramente carino che vi consiglio. Sono veramente gentili, ma soprattutto rispondono al volo all'email. Non ho trovato le resistenze da 0,18 e quindi le ho prese, se non mi sbaglio, da 21? Sì, mi pare proprio di sì. È così, purtroppo è così. Quindi ora noi procediamo, con la violenza che ci contraddistingue, a sostituire la componentistica. K12A60U. Eh sì, ho sbagliato a non fare il video dall'inizio, però. Guardate, c'è anche un nucleetto di ferrite. Piccolo nucleo di ferrite che noi adesso inseriremo nei nuovi MOSFET. Serve per filtrare. È un filtro. Quindi poi questi vanno messi qua. Ecco fatto, io con la pasta termica faccio sempre un troiaio. Ricordatevi di farvi sempre male quando lavorate. No, ci vuole la pinza, vedete, è già caduto il cosino di ferrite. Io sono sicuro che uno lo perderò. Questo glielo ficco qua. Devo stringere questo qua. Stringere con una violenza inaudita.
Ecco, guardate che troiaio succede. Guardate che troiaio. Che cazzo. Vaffanculo, sono cadute tutte le ferriti. Stringere con odio e rabbia. La rabbia è importante. Ora ci rimettiamo per la terza volta questi cazzo di nuclei di ferrite di merda. Va bene questo. Ne userò giusto un pochetto. E quindi adesso glieli ficco. Ovviamente li ho sagomati male, quindi ora glieli rificco. Guardate che ficcaggio solido. Palle di stagno orrende. Troppo stagno, lo so. Però me ne sbatto. Sto cazzi saldatore. Beh, dai, non male. Lo so, c'è un po' troppo stagno, però fusibile. In teoria, se lui funziona, questa riparazione è a posto. In pratica sappiamo già che non funzionerà un cazzo. Questi si bruceranno di nuovo. Io avrò buttato tempo per niente. Sappiamo bene come vanno queste cose. Ho bisogno di una tronchesina nuova, una tronchesina per componenti. Sto cotton fioc è un... Ecco, vaffanculo. Ci sono dei punti di saldatura dove io ho disaldato i condensatori per provarli al volo, al di fuori del circuito, ma sono tutti buoni, quindi... Ho desistito, a un certo punto ho desistito. Ho provato anche questo diodo che dava un valore strano, perché alcuni componenti sono in parallelo a delle induttanze, quindi non puoi provarli senza toglierli. Come nuova. Ora vediamo se riesco a rimontare questa PS4 limitando le bestemmie. Questo è ok così. Mai come cazzo, attenzione, allora qual è il contatto? Abbiamo avuto il botto, quindi c'è qualcos'altro che evidentemente non va. Bellissimo, fantastico, è il primo botto che ho avuto sul canale, sono contento. Apriamo questo come si apre una cozza, con violenza. È scoppiato il fusibile di nuovo, vedete, è esploso il fusibile nuovamente. Quindi c'è qualcosa che lo fa scoppiare. E ora a questo punto dobbiamo andare a capire perché scoppia il fusibile. Per quale motivo questo fusibile esplode. Eccolo. Come vedete è esploso. È esploso con soddisfazione nostra. Io sono molto soddisfatto e spero che non siano bruciati nuovamente questi due a questo punto. Perché è esploso? Cercheremo di capirlo. Qui abbiamo il nulla. Qui abbiamo il nulla. E qui abbiamo il niente.
Molto interessante. A quanto pare è lui. È lui. Il problema è lui, dicono sull'internet. L'internet dice che è guasto. Vediamo se riesco a dissaldare questo chip grazie abbondante gettito di questa flussante a tonnellate con l'aria calda. Sto per distruggere questa scheda. Lo sento. Minchia. Ce l'ho fatta. L'ho dissaldato. Miracoli dell'aria calda. Io spero che la scheda sia sana, perché come avete visto si è sollevata tutta questa parte e poi però si è abbassata di nuovo. La temperatura era troppo alta, ma insomma io spero che funzioni. Per adesso devo aspettare che arrivi lui, il ricambio. Questi sono montati nuovi e vediamo un po', li mettiamo qui. I nervi. E saldati, puttana di Eva. Questi piedini di componente sono refrattari allo stagno. Beh, insomma, se tagliasse è stata un casino di merda. Adesso, se non l'ho sfasciato dissaldandolo, se non ho distrutto questa parte del circuito, si tratta di saldarci sopra l'integrato. Allora, per prima cosa io ci spruzzo sopra un po' di flussante. Adesso dovremmo mettere dello stagno nuovo e vediamo un po' se riusciamo a fare questa cosa. Ora, in teoria, con l'aria calda, che questa volta setterò a 240 gradi, dovrei poter poggiare il chip qui sopra e lui dovrebbe sucarselo. Io sono sicuro che questa cosa non riuscirà. Ecco, vai a cagare. Quindi io glielo appoggio sopra. Magari un altro poco di flussante. E allora ripresa di sbieco. Sto spaccando tutto, lo so. Se l'è sucato. Beh, insomma, adesso do una pulita e vediamo se ho combinato un troiaio. Gli ho dato una sistemata, devo dire che è venuto perfetto. Non male, per essere la mia prima saldatura SMD in assoluto. Veramente non male. Adesso c'è solo da provarla. Io sono sicuro che scoppierà di nuovo perché non... Perché è così, perché... Rimontiamo questo troiaio.
cazzo di cavi. Ci prova. Ci prova senza scoppiare adesso però. Non è cambiato niente. Forse sto premendo quello sbagliato, perché sono un coglione. Ok, cose banali. Togliere l'hard disk. No, va in protezione. Ecco, no, col cazzo. Qua c'è del troiaio. L'ultima prova, scollegare anche il CD-ROM. Se non avessi delle dita di merda, magari ci riuscirei pure. È morta. Ci abbiamo provato. E giusto perché è finita in merda, diamo un'occhiata a come è combinata dentro. Qua non c'è nulla di ovvio. Di per sé la scheda sembra pulita. Questa scheda potrebbe avere qualche problema. Ecco, tipo il problema che ho appena distrutto un connettore. Perché? Perché sono un coglione, ecco perché. Come cazzo si smonta questo? Probabilmente andava sollevato e invece ho eseguito un Fidel Castro totale distruggendo un connettore. Molto bene. Ecco. Vai a fare in culo, maledetto. Maledetto. Ok, l'ho rimesso insieme. Ora un po' di questa sostanza adesiva. Ed ecco un connettore quasi perfettamente riparato. E vaffanculo. Ora vediamo se riesco a muovere sta scheda. Ok, devo svitare anche tutto il resto delle cagate che ci sono sotto. Nel fare questo mi appoggerò su questo connettore e lo distruggerò nuovamente. Come giusto che sia. Ah, per il sto coso è sempre un macello. Maledetto. Ora. Che cazzo c'è? Ovviamente questo adesso non va più bene. Prima ci ho smontato mezza PlayStation, ora non va più bene. Questo non va bene, questo non va bene, questo è troppo grande, questo è enorme. Oh. E continua la saga delle maledette Torx di merda. Maledette Torx di merda. E sostituirle tutte con viti a croce. Che mi sono rotto i coglioni di queste Torx. Cioè questo quasi non entra. Quell'altro ci nuota. Qui abbiamo un'antenna wifi del cazzo. Che levo dal cazzo. Tutte viti Torx, improvvisamente una vite a croce. Misteri Sony. Ok, forse devo usare della violenza inaudita. Vediamo se con l'uso della violenza questa PlayStation si apre. C'è una vite nascosta, ma vaffanculo qua sotto. Vai a fare in culo, Sony di merda. Sony di merda. Sony del cazzo. Ma tanto non esce uguale. Bisogna proprio usare violenza per fare uscire sta cazzi i Sony. Sta cazzo di cosa qua. Oh. Ed ecco la vite, ecco il lettore. Che cazzo devo togliere ancora da questo coso di merda? Poi qua c'è un altro connettore che leviamo dal cazzo.
questo anche. Vaffanculo. Mettiamo qua. Vedo un discreto troiaio di polvere. Un discreto quantitativo di troiaio. Questo è il motivo per cui ogni tanto bisogna controllare la pasta. Ehi. La pasta dissipatrice sulla CPU della vostra PlayStation, perché guardate come si riduce quella originale. Vedete, completamente secca, viene via a pezzetti. E quindi, giusto per dare un qualcosa in più a questo inutile video dove io non sono riuscito a riparare questa PS4 e non ci riuscirò, perlomeno vediamo insieme qualcosa di vagamente interessante. Con una pasta termica così secca la CPU scalda troppo e rischia di bruciarsi, come probabilmente è accaduto a questa, perché è rimasta accesa troppo tempo con questa pasta de merda che ora io pulirò. Guardate che bella CPU, eh? Bella, eh? Bella cagata. Come si suol dire, let's go ballistic. Questo è l'alimentatore, proviamo se lui funziona. Ora, se io cortocircuito questi due piedini esterni di questo connettore, qui c'è standby, lui dovrebbe accendersi. Così misuriamo se effettivamente tira fuori le tensioni giuste e vediamo se il problema è qui. Potenzialmente questo può farci scoppiare tutto in faccia. Quindi vediamo questi di ficco qua, che non si ficcano. Dovrò tenerlo a mano. Ficchiamo l'alimentazione. Alimentazione ficcata. Corrente continua. Ok. Perché ho 93 volt? Ma che cazzo è? Se io unisco questi due, vediamo cosa succede. Si accende. Si accende, ma è morto. Quindi è andato in protezione. Quindi il problema è sempre l'alimentatore. Ecco. Però non ho uscita. Come mai? Ah, ecco, 11,90. Allora sta funzionando. Wow, l'alimentatore funziona. Vediamo se lo accendo così dalla spina. Ecco, ora si è acceso. E qui ho niente. E qui ho 5 volt. 4,7, è un po' bassino, però ci siamo. Questo non so cos'è. Però io ho 5 volt qui e 12 volt qui, quindi l'alimentatore sta funzionando. Eh sì. Questo non so cos'è. Me ne sbatto. Il relè scatta, quindi l'alimentatore funziona. Non male, eh? Ci proveremo, faremo un reflow a minchia con la stazione ad aria calda, questo stand per microfono, questo supporto per microfono, e devasteremo tutto, devasteremo, sarà la devastazione. In teoria si può fare,
217 gradi dicono online, 220. Qui abbiamo il termometro che ci può aiutare. L'idea è di iniziare con una temperatura molto bassa, con questo molto in alto, preriscaldare tutto e poi pian piano abbassare alzando la temperatura fino ad arrivare a circa 220, che io misurerò sulla CPU e anche un po' sulla scheda, e lasciarlo lì per un minuto o due o mezz'ora, riempire di flussante tutta la parte sotto in modo che speriamo entri dentro. Magari prima lo preriscaldo e il flussante glielo faccio andare da tutte le parti. Dopodiché io non so se questo flussante necessita poi di essere tolto, è probabile, e quindi vedremo. Ho appena scoperto una cosa. Il momento di fare danno. Di fare danno come si deve. Mettiamo flussante a tonnellate, chili e chili, tanto persa, che cazzo me ne fotte. Facciamo questo esperimento e vaffanculo. Mi pare che ce n'è una quantità abbondante, compatibile con l'uso della violenza che praticheremo su questa CPU di PlayStation. E accendiamo. 100 gradi e portiamo pazienza. Vediamo se riusciamo a fare quello che in gergo si chiama un troiaio di Wojtyla. 113 gradi. Secondo me sono di più. Va bene, ora cranco la temperatura. La cranco. Ecco qua. Temperatura e aria. Spero solo di non danneggiare il PCB. Più che altro sparo l'aria al massimo. Tiè. Ecco, to. E adesso vediamo se riusciamo a fare danno. Qui non ha mosso un cazzo, quindi devo salire ancora. Ancora un pelino. Siamo a 250 gradi di regolazione del riscaldatore. In teoria dovremmo essere alla temperatura di fusione dello stagno. Lo lascio così per un po'. Interessante. Va bene, ho deciso di fermarmi qua. Adesso abbasso la temperatura progressivamente. Adesso la porto a... Adesso siamo circa 220, lo lascio un po' così. E poi abbasserò piano piano. Non ho superato i 240 da quello che leggo dal... dal mio apparecchio. Stiamo gradualmente raffreddando la CPU. Dopodiché farò un esperimento, proverò con lui a riscaldare una piastra di metallo più leggibile con il termometro, così vediamo che temperature abbiamo raggiunto nella realtà. Perché sì, questa cosa forse dovevo farla prima. E nel frattempo abbiamo scoperto una cosa. Quindi non serve pulirlo. Bene. Ok, qua ho distanziato e ho abbassato al minimo la temperatura, dovrebbe essere 100 gradi. Ho abbassato un po' anche l'aria.
forse sto esagerando, però preferisco fare le cose un po' per bene, diciamo. Per quanto questo sistema a cazzo possa dare qualche risultato, io non credo. Ma dopo proverò questo sistema su questo dissipatore di alluminio nero, dovrebbe essere più leggibile la temperatura qui, appoggiato su questa mattonella, e proverò a riscaldarlo e vediamo un po' che cosa mi darà come risultato. Ok, la scheda è a 50-40 gradi, anche meno. La metto da parte piano piano, la lascio raffreddare per bene. Ecco, la metto lì. E ora proviamo questo test sul dissipatore, vediamo quanto misura. Ho regolato a 240 e lui me ne vede molti di meno, quindi non capisco perché qua lo stagno si scioglie. Quindi non so. Ora provo a fare un esperimento. Qua c'era la colla sotto e mi si è sciolta. Va bene. Provo a fare un esperimento con questo vecchio modem e vediamo se questo, a che temperatura mi si comincia a muovere. Ok, ho impostato a 220. In teoria a 220 questo coso dovrebbe già sciogliere lo stagno senza piombo, pare. Quindi vediamo se questi componenti si muovono. Questi qua non si muovono e lui è ben solido. L'aria è al massimo. Abbassiamo un po', perché forse quello che ho fatto non è sufficiente. Sono passati 5 minuti, vediamo se questo chip si muove. E questo chip non si muove, vedete? E nemmeno i componenti attorno. Quindi alziamo a 240. Ed ecco ciò che leggo. Quindi probabilmente l'unità ad aria calda non tira fuori quello che dice, dovrò modificare le diciture. Vediamo un po', ho aggiunto del flussante e i singoli componenti non si muovono e neanche il chip. Alziamo la temperatura, andiamo a 280. Lo stagno al piombo mi si scioglie. Ah, lui si muove un po' però, eh? Probabilmente sotto a una parte, sul piano di massa, al centro del chip c'è un piano di massa, però a quest'ora dovrebbe aver già riscaldato anche quello. Quindi perché lui non si muove? Perché io posso schiacciare leggermente, vedete? Vedete che si muove? Quindi a 280 sicuramente. Ora io cosa faccio? Rifaccio il reflow, che il cazzillo qua mi misura 216, che voi non leggete, sul nozzle, sul coso qua che emette l'aria, ma sul chip me ne legge 186. 190, 193.
Eccolo che si muove, vedete? È molto bello, torna anche in posizione, ve lo mostro. Ecco, questo in teoria, se riesco a posizionare la telecamera, è un reflow fatto bene, perché voi potete muovere e lui torna in posizione, perché c'è lo stagno, c'è il flussante e lui se lo suca in posizione. Quindi ora noi alziamo, lo facciamo raffreddare e l'abbiamo dovuto fare a 280. Quindi il settaggio corretto per questo tipo di stagno sembra essere 280. Chissà, io adesso riproverò su quello, staccherò il dissipatore. Vediamo questo chip che fa. Vediamo come si comporta. È ancora presto. Ed anche qui con la temperatura a 280 e la CPU si è staccata, come potete vedere. Ora mi si è riattaccata un po' perché poco fa ho abbassato la temperatura. Ho notato che devo metterlo un po' discosto da questo lato, devo più avvicinarmi a questo lato per avere un riscaldamento. Però come vedete ho reflowato anche questa CPU. Ora non so se sotto c'è l'olocausto e non me ne frega un cazzo, però questo mi insegna. Allora, io adesso me ne sbatto qua, la lascio raffreddare di colpo, anzi la vado a mettere sotto l'acqua e la mettiamo subito sotto l'acqua per raffreddarla di botto e vediamo che cosa succede. Vediamo cosa succede. Ecco, raffreddati. Non è successo assolutamente niente, se non che sicuramente le saldature saranno tutte spaccate sotto. Però sì, una cosa che sarebbe carino e divertente fare. Ah, qua si vedono le saldature, vediamo. Sarebbe carino farlo sulla PlayStation e vedere che cosa succede. No, non si vede un cazzo. Vabbè, comunque adesso noi rifaremo il reflow in base a questi nuovi dati. Ok, io leggo che il reflow deve essere breve. Io l'ho tenuta a 220 per un bel po'. Quindi adesso farò una cosa, farò un preriscaldamento, dopodiché io gli sparerò i 230, 240, 250, 260, glieli sparerò sopra e vaffanculo per un minuto e vediamo che cazzo succede. Ok, mi sono ricordato che io ho un sensore di temperatura per il tester e quindi posso misurare, e io qua ne misuro ora, sono a 180 gradi e ne misuro 190. Quindi in realtà io l'ho bruciata questa CPU, sono già quasi a 200. Mi può darsi che io abbia già fatto del danno, però io adesso sparerò l'aria calda a 220 e vaffanculo, e perché poi il trasferimento di calore da altre parti non lo so come avviene. Vediamo qua dove c'è il flussante. Dove c'è il flussante sono a 147, vedete. Qua di lato nella CPU sono a attorno ai 190, sta salendo, 195. Voi ovviamente non vedete un cazzo, 194. Cioè dove gli arriva l'aria è a 200 in questo momento. Quindi ora io sparerò la temperatura un po' e muoverò a cazzo il coso qui, così. Ecco, basta, vaffanculo, sparo a 240 e muovo. Vaffanculo.
quello che succede, succede. Non me ne frega più un cazzo. Diciamo che un minuto sarà passato e io adesso alzo leggermente. Siamo già a 190. Mi sono ricordato di avere dell'alcol isopropilico in questa bottiglia con scritto morte. In realtà non credo che sia così tossico, però vabbè. E insomma, questo video, che doveva essere di una riparazione di PS4, si è tramutato in uno studio empirico sul reflow, sul riflussamento delle GPU, delle CPU, di quello che cazzo volete voi. Uno studio altamente empirico, direi quasi empirlico. Io qua ho abbassato la temperatura, ora abbasso anche l'aria. Praticamente la scheda ora è proprio tiepida. Anche la CPU è tiepida, quindi posso spegnere, staccare questo schifo, dare una pulita con l'alcol isopropilico e vedere di nascosto l'effetto che fa. E adesso guardiamo insieme scoppiare questa scheda madre. Ficco la spina e non succede niente. Ora, se non sbaglio, qua sotto c'è l'accensione. E non è successo niente. Quindi non è cambiato nulla. Probabilmente ci vuole un reflow più violento. Guardiamo i LED. Come vedete, niente da fare. Quindi il reflow non ha funzionato. Ok, ma forse lo dobbiamo fare con un po' più di violenza. Ho guardato un video di un tizio che usa una apparecchiatura apposita per fare il reflow con il letto riscaldato, eccetera, cose che io non ho. Quindi io farò in un altro modo. Adesso riscalderò ancora bene questa parte. Dopodiché userò con molta attenzione la pistola ad aria calda, quella per sverniciare. e già prevedo che succederà l'inferno, ma starò attento alla temperatura perché installerò in qualche modo la punta del termometro a contatto in modo da poter leggere questa temperatura in modo preciso. Perché io ho l'impressione che quello mi mandi troppa poca aria calda qui e la parte esterna è molto più fredda e quindi non c'è un riscaldamento di tutta l'area. Quindi quello che voglio fare è riscaldarla per bene. C'è un sacco di flussante sicuramente ancora sotto CPU, quindi non ne aggiungerò. E userò, ripeto, la pistola della calda finché non riuscirò a muovere leggermente la CPU e a farla muovere come ho fatto con gli altri chip. Tanto, ripeto, che cazzo me ne frega, non funziona e vaffanculo. Non ho trovato la pistola per sverniciare, purtroppo. E quindi userò di nuovo la stazione di rework, reflow, come cazzo si chiama. Però a una distanza più alta, in modo da soffiare l'aria in modo più migliore. E controllando costantemente la temperatura qui, a contatto. E quindi arriverò a 220-230 e poi cercherò di pocare e toccare la CPU affinché essa si muova e floati. Magari ci metterò ancora del flussante, vediamo, non lo so, forse non c'è bisogno. Ecco come sto facendo movimenti circolari. E speriamo bene. Qui la CPU non si muove neanche per il cazzo. Frittura di Sony. Niente da fare, questa CPU non ne vuole sapere di muoversi.
quindi probabilmente ci vuole il famoso letto riscaldato. E sono uscite due palline di stagno, quindi probabilmente abbiamo già fatto del danno. Quindi qualche danno è fatto, va bene. A questo punto io direi, dato che abbiamo fatto uscire le palle di stagno da sotto la CPU, cerchiamo di fare un riscaldamento. Pallina di stagno. Non so, mi viene di pensare che queste palline di stagno che sono uscite da sotto la CPU vogliono dire che in qualche modo la CPU si sia assestata, però può significare anche che si sono formati dei corti pazzeschi all'interno, ma la CPU non si è mossa di un centimetro, niente da fare, ho raggiunto i 240-250 gradi un po' ovunque, e quindi, boh, chi lo sa. Vediamo che danno abbiamo fatto sui componenti. Non ne sono rimasti sul Kapton Tape. Va bene, dovremmo pulire un attimo questi residui. Li puniamo al volo con un po' di alcol isopropilico. Ma vi faccio notare, qui c'è una pallina di stagno che è uscita da sotto. Ecco, eliminata. Vediamo se ce ne sono altre. No. Notare il segno del calore. Vediamo che cazzo fa. Stesso problema. Non è cambiato nulla. Magari il problema non è il reflow della CPU, è qualcos'altro. Però a questo punto io sginuncio. Non c'è un cazzo da fare. Niente, va bene, questo video finisce qui perché il cazzo si è rotto. Abbiamo capito come non si fa un reflow, o meglio, come si può fare il reflow su schedine piccole tipo questa. Qui è possibile, è abbastanza agevole, ma su cose così grosse ci vuole l'attrezzatura adatta, ci vuole il letto di riscaldamento, il bed, che va portato a quanto pare attorno ai 200 gradi. E poi dall'altro lato ci vuole il riscaldatore, credo infrarossi. Ci vuole una macchina fatta apposta, ecco. Quello che ho fatto io è un troiaio. E si vede.